Sì, siamo qui con il mister del San Luca. Mister, due punti persi o un punto guadagnato? Ma credo che è stata una bella partita, giocata bene da tutte e due le squadre, che non hanno lesinato energie, hanno lottato su ogni palla e sono due squadre che secondo me meritano di fare un campionato importante fino alla fine del campionato. Noi abbiamo fatto secondo me una grossissima prestazione sotto tutti gli aspetti, dal punto di vista tecnico-tattico, dal punto di vista della determinazione. Siamo venuti qua senza remore, giocandoci la partita per vincerla. Penso che abbiamo creato delle occasioni importanti, il loro portiere in diverse circostanze è stato superlativo. Sono molto contento e soddisfatto della prestazione. È una prestazione che la dedichiamo al nostro pubblico che non è potuto venire oggi a sostenerci come di solito fa. È tutta per loro. Qualche rimpianto c'è però per questa partita, viste le occasioni, soprattutto quella di Lezzerini e la grande parata di Mercuri? Ma credo che non sia stato solamente quello. Se andiamo a riavvolgere il nastro, il loro portiere ha fatto delle parate importanti e noi ci siamo sempre difesi con ordine e giocato una grande partita di personalità. Questo è un buon viatico, noi siamo una matricola in tutto che si affaccia per la prima volta in questo campionato, che fa per la prima volta questo campionato. E volevamo misurarci con un blasone del genere che ha una storia che non scopro io e penso che i ragazzi hanno superato alla grande questo banco di prova. Rosario Salerno, mister, questa sindrome della parigite sembra non abbandonare la vigore in questo avvio di stagione. Che vuoi, noi secondo tempo si è creato alcune due tre situazioni che un po' di fortuna, non ci sta girando un po' la fortuna, però diciamo che oggi abbiamo incontrato una squadra forte, discreta, ha il fatto suo, quindi la tranquillità loro era diversa dalla nostra perché loro sono primi in classifica, quindi qualsiasi giocata gli può uscire, invece i nostri c'è un po' l'ansia, la cosa è la frenesia di fare subito la giocata per andare a fare gol e quindi alcune volte ci porta a fare degli sbagli su alcune giocate che noi dovremmo evitare. Però sono felicissimo per come la squadra ha reagito, abbiamo fatto strano un altro pareggio. Però speriamo di poterci sbloccare il più presto possibile perché così sta un pochino diventando un po' antipatica la cosa, no? E lei ha parlato molto di errori, di frenesia anche oggi. C'è qualcosa forse che manca a centrocampo a questa squadra, soprattutto tanti palloni persi e tanti errori? È come ti ho detto prima, se noi avevamo la tranquillità loro, questa è una partita forse che si sviluppava diversamente. Noi ci manca un giocatore importante perché abbiamo già sempre chiesto. Io sto sacrificando Curcio su un ruolo che non è suo, quindi ci manca un play importante che ti dà i tempi, i ritmi, la giocata giusta, però non tutto ciò, noi non stiamo subendo niente, la realtà è questa, che stiamo creando qualcosa di importante, però è stato l'unico tiro in porta che ha fatto una bella parata a Mercuri, però penso che la squadra abbia fatto il suo dovere.